Presidente, voglio a nome del gruppo di Fratelli d'Italia rappresentare un fatto di una gravità inaudita che credo non abbia precedenti nella storia della Repubblica Italiana. È stato arrestato per associazione mafiosa Antonello Nicosia, assistente parlamentare dell'onorevole Occhio Nero, già deputato di LeU e ora militante fra le file di Italia Viva. Viva il vostro acquisto, bravi! Nicosia, secondo la Procura della Repubblica, accedeva agevolmente agli istituti penitenziari e sempre secondo il teorema accusatorio aveva l'incarico di ricevere e smistare pizzini per i boss mafiosi, pizzini per Matteo Messina Denaro. L'assistente dello deputato Occhio Nero Nicosia era già stato condannato a 10 anni per droga. Recentemente l'assistente parlamentare del deputato Occhio Nero è andato alla Leopolda e noi non sappiamo cosa abbia fatto il deputato Occhio Nero con certe associazioni. Sappiamo dai giornali quali erano le interlocuzioni fra l'assistente parlamentare Occhio Nero. Ne voglio dare un saggio agli italiani. Diceva l'assistente parlamentare Occhio Nero: non è che al telefono mi chiedi queste cose, neanche per scherzo, perché vedi, andiamo a finire al Pagliarelli, stavolta ci portano lì, è il carcere di Palermo. O ancora, onore, non parlare a mentula, vuol dire inutilmente. Santo Sacco, detenuto vicino a Matteo Messina Denaro, dice: il braccio destro del primo ministro, cioè Matteo Messina Denaro, non sbaglia, non sbagliare neanche tu. Ecco, allora questo è un linguaggio criptico, è un linguaggio allusivo, è una grammatica mafiosa che fa schifo e repelle gli uomini di Fratelli d'Italia. Perché il deputato Occhio Nero accettava questa grammatica mafiosa? Perché ha soggiaciuto? Perché non lo ha licenziato? Noi riteniamo che a fronte delle frasi gravissime ha esaurito il suo tempo, deve concludere. Termino, Presidente. Dato che noi ci opponiamo al puzzo del compromesso morale, dell'indifferenza, della contiguità che diventa complicità, il deputato Occhio Nero rassegni migliore, le sue dimissioni o collega. Italia Viva lo espella dal gruppo parlamentare. La ringrazio.